Beh, io e Filiberto facciamo parte della seconda generazione del GAS, dell'associazione Acquistiamo, perché l'associazione è nata appunto con questa idea di dare voce al mercato eco e solidale, che tutti conosciamo, perché le botteghe del mercato ce ne sono in giro. E quindi il primo passaggio è stato diventare soci di Unico Mondo, e poi un po' alla volta capire che insomma si poteva camminare con le proprie gambe, e quindi l'idea dell'eco dall'altra parte dell'oceano abbiamo cominciato a elaborarla, è possibile un eco locale, e qui abbiamo iniziato delle riflessioni guardandoci attorno e pensando che i bisogni che ognuno di noi ha non sono solo lo zucchero e il caffè, ma vedere come è possibile rispondere anche bisogni quotidiani della spesa in altri modi. Quindi l'idea del passare dei mercatini domenicali una volta al mese, ne abbiamo 11 e continuiamo a mantenerli perché pensiamo che sia un ottimo veicolo di comunicazione, tutte le domeniche, le prime domeniche del mese in 11 parrocchie della zona, abbiamo pensato che questi mercatini potevano evolversi una proposta più ampia, ed è qui che abbiamo cominciato a ragionare sulla bottega. Allora, nel frattempo i mercatini erano diventati gas, vuol dire che le persone che aderivano o facevano i volontari nel mercatino avevano cominciato spontaneamente, ci siamo organizzati tra di noi, ma voglio dire in forma così molto, molto familiare, che credo sia la maggioranza della struttura che sostiene i gas il Vicentino, cioè ci sono delle famiglie che hanno dei bisogni e si mettono insieme per cercare di rispondere a questi bisogni. L'idea dell'associazione invece, cioè riflettere non solo come fare la spesa, ma anche il perché e dove comprare la merce, ci ha portato ad allargare la nostra visione alla realtà locale. Per questo che quando abbiamo pensato alla bottega abbiamo detto non deve essere la solita bottega del mercato ecosolidale, ma deve essere una bottega come un punto di scambio di esperienze, un punto di raccolta di esigenze, un punto anche di formazione se volete intorno a questi argomenti. Infatti nella nostra bottega, adesso l'abbiamo anche fisicamente divisa, è piccolina, ma l'abbiamo divisa in due parti. C'è una parte che è tutto il classico mercato dell'eco solidale, quindi si vede un angolino qui. E tutto il mercato eco, quindi tutti i prodotti che vengono da quella parte del mondo. E l'altra parte della bottega, proprio fisicamente, abbiamo voluto raccogliere tutte le esperienze del biologico locale. E non, locale vuol dire non solo, come diceva Filiberto, la pasta, non ce ne abbiamo un produttore al Castagnero, biodinamico, però è una scelta un po' di nicchia perché è una pasta che ha un costo piuttosto elevato, ma ha un valore elevato, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista anche nutrizionale, sì, è diversa. Però altri produttori locali trovano spazio nella nostra bottega, allora c'è il pane delle valli, c'è l'olio del consorzio, c'è il miele di Massimo, insomma tutti i produttori che noi abbiamo cominciato a conoscere e a chiamare per nome. È diventato quasi, come dire, perché tenerlo per noi tutte queste belle scoperte? Quindi da lì è nata anche l'altro grosso impegno, che oltre a creare un punto di commercio che vuole essere soprattutto, come dicevo prima, vuole essere un punto di comunicazione, anche una piccola fucina di culture, di proposte, ci siamo inventati Gusti Bellici, che è una branchia un sottogruppo dell'associazione, che ha voluto dare visibilità proprio a tutte queste realtà che esistono intorno a noi.
abbiamo voluto chiamarla meglio tipico, biologico, locale e solidale, si vede il sottotitolo là, perché in questa manifestazione che è nata come un evento di due giorni, volevamo dare spazio a tutte queste realtà, quindi non solo, soprattutto il biologico, perché crediamo che è la forma che rispetti maggiormente la nostra terra, ma anche tutte le altre espressioni che riguardano l'artigianato oppure le associazioni che operano anche in diversi ambiti. E quindi questa idea del nome sembra riduttivo, ma in realtà abbiamo visto che nel corso degli anni, siamo quest'anno alla sesta edizione, questo è stato quasi un elemento catalizzatore per altre iniziative che sorgevano via via nella nostra realtà. Mi riferisco per esempio, vado subito alla fase finale, alle collaborazioni che stiamo portando avanti e da un paio di anni con altre realtà che operano già in questo settore per diverse motivazioni, ma credo che di fondo ci sia la voglia di cercare soluzioni per salvare questa nostra terra che vedete sempre più minacciata dal cemento. E quindi le uniche realtà che attualmente cercano di portare avanti con fatica la biodiversità sono quei piccoli produttori che stanno intorno a noi. Allora, per esempio, all'interno del presidio permanente del Molin si sostiene ogni terza domenica del mese il piccolo mercato di produttori locali e delle autoproduzioni. Anche questo è un interessante aspetto che ci circonda, vuol dire che sono delle persone che hanno tempo di produrre per sé, ma anche quello che avanzano lo mettono a disposizione. C'è una forma di vendita non so come definirla, però mi pare che sia uno slogan genuino clandestino, una cosa del genere, cioè la cosa non è del tutto ufficiale, però come avveniva tanti anni fa fra le nostre famiglie, quando un contadino aveva delle patate in più, magari le scambiava con le verze e così via. Allora volevamo verificare queste realtà che ci sono e se anche queste contribuiscono a un'idea diversa del mercato, un'idea diversa di commercio, un'idea diversa di economia, se vogliamo, no? Allora, questa è una delle collaborazioni. L'altra collaborazione che portiamo avanti da un paio d'anni è con Festa Ambiente. In Festa Ambiente, chi di voi, tutti la conoscono? Sì. E sono 5 giorni nel Parco Retrone di Vicenza, è nata, l'anno scorso ha fatto la decima edizione, è nata, il titolo lo dice già abbastanza, però un po' alla volta anche lì sono avvenuti dei cambiamenti e noi abbiamo voluto dare la nostra esperienza all'interno delle produzioni locali e biologiche, proponendo il mercato dei produttori locali la domenica, e la cosa è piaciuta, anche sostenuta poi calorosamente, e l'abbiamo chiamato così, Bio Vicino, si capisce la cosa, sì, Bio Vicino, Bio Vicentino, Bio Locale, Bio Chilometro Zero. In questa occasione invece abbiamo voluto fare una vetrina di produttori vicentini e abbiamo scoperto che ce ne sono e continuano a aumentare anche. E quindi questi sono tutti segnali che ci hanno, come dire, sostenuto nel proporre calendari sempre più ambiziosi. Quest'anno alla sesta edizione, abbiamo provato già l'anno scorso, quest'anno vogliamo proporre una serie di iniziative durante l'anno. La prima sarà il 25 aprile, festa della liberazione, e vogliamo appunto proporre delle passeggiate che accompagnano le persone nel territorio alla scoperta della biodiversità del territorio e della potenzialità che hanno questi nostri territori a generare economia. Quindi la tappa intermedia è la visita al produttore.
quindi si fa una bella passeggiata, si comprendono attraverso gli interventi di esperti la realtà e della flora o della fauna, in questo caso poi faremo una piccola puntata sulla preistoria, faremo delle piccoli cenni sulla resistenza sui iberici, perché abbiamo scoperto che abbiamo una storia recente da rivalutare anche noi, ma l'obiettivo è sempre quello, portiamo delle persone a prendere contatto direttamente con i produttori, perché no, la nostra idea non è quella che noi faremo i rivenditori di questi prodotti, ma l'idea è quella di dire andate da soli a prenderli da queste persone, perché sono qui vicino a voi e quindi già c'è un piccolo mercatino al sabato a Vicenza che dà questa possibilità ed è sostenuto dalla campagna amica della Coldiretti e sono produttori biologici, ormai credo sia 12 anni che ci sono, forse anche di più. E in più ecco la nostra piccola azione è cercare di conoscere e far conoscere queste belle realtà che ci sono già e che stanno vivendo anche un momento di difficoltà, per cui altra bella iniziativa che ci sta prendendo dal punto di vista del sentimento, proprio perché l'idea di salvare i produttori vuol dire salvare la terra, vuol dire salvare un ambiente, vuol dire anche cercare di rendere il mondo in cui viviamo più vivibile. Ed è l'altra iniziativa, è quella della, non so se abbiamo una slide, è quella delle fattorie sociali, non so se avete cominciato a sentire questo nome. Abbiamo lanciato nel Gusti Iberici l'anno scorso un convegno dal titolo Il fattore sociale, che voleva mettere in evidenza quanto l'aspetto di disagio può essere integrato in maniera proficua, non nel senso che rende, ma nel senso che trova spazio all'interno di una fattoria, e queste si chiamano fattorie sociali, sono delle realtà contadine che danno spazio attraverso un supporto di esperti, di operatori e con il contributo dell'ALS, danno la possibilità delle persone con uno svantaggio di lavorare. Ma non c'è solo questo aspetto che ci interessava, a noi interessava l'idea che poteva essere un argomento in più per quei piccoli contadini che non hanno sostegni da altre situazioni, ecco, ad avere questo piccolo sostegno attraverso i contributi che l'ALS eroga per i soggiorni, diciamo così, presso la fattoria. Questa, guardate, è stato tutto così rapido perché dal settembre dell'anno scorso è partito l'idea di un forum provinciale, addirittura siccome non esiste una legge a livello regionale, siamo stati coinvolti a livello regionale, quindi c'è il forum regionale, appena che il forum nazionale ha saputo che c'è un forum regionale, ha detto anche il forum nazionale ha bisogno di conoscere la realtà. E l'evoluzione è questa, sembra che guardandoci in giro la realtà dell'agricoltura sociale, perché in realtà c'è una grande, un territorio che si chiama agricoltura sociale, all'interno di queste realtà ci sono varie iniziative che tengono sempre come caposaldo la campagna, quindi ci sono le fattorie didattiche che sono le più famose, cominciano ad esserci degli asili nido in fattoria, dei centri anziani in fattoria, ci sono delle attività anche ludiche da farsi in fattoria, ecco c'è tutto un mondo che si sta organizzando e quindi alla volta noi siamo stati tirati dentro perché qua in quanto esperti, adesso quindi torniamo all'origine di questa chiacchierata, in quanto esperti di mercato, fra virgolette, di bottega, di gas, di organizzazione, di rapporto fra produttori e consumatori, chiamiamo
piace chiamarla consumatori, quindi consumatori critici e attenti. Ecco, in questo grande progetto delle fattorie sociali, il sogno è che nasca un prodotto da queste fattorie che possa essere certificato da queste varie componenti e che possa dire al consumatore: guarda, tu contribuisci, anche tu comprandolo, contribuisci a sostenere questa idea. E quindi un po' alla volta probabilmente, oltre a mettere in rete il gas, come già si sta facendo attraverso la rete Gas Vicentina, si cercherà di mettere in rete le fattorie sociali e di mettere in rete anche tutte le attività che sono intorno alla, che girano intorno all'agricoltura. Basta.